Passiamo dalla Lunigiana alla Garfagnana. Con grande piacere do la parola a Francesco Pinagli. Buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti voi. Allora, qui dalla Garfagnana è la prima assemblea della MAB, che possiamo definire proprio un'assemblea fondativa dell'area Garfagnana e Valle del Serchio. È stata una giornata decisamente ricca e di grande impatto, con lo storico teatro Alfieri di Castelnuovo Garfagnana gremito, con tanto pubblico, e grazie soprattutto ai numerosi contributi istituzionali e tecnici che hanno illustrato progetti in atto, strategie generali dei nostri territori. La presenza di una qualificata rappresentanza della comunità scientifica guidata dal rettore dell'Università di Pisa, Riccardo Zucchi, del volontariato, dell'associazionismo, che da noi rappresenta una realtà attiva e diffusa sul territorio, la Chiesa con l'Arcivescovo di Lucca, le realtà economiche e sociali, la scuola e le amministrazioni locali. La Garfagnana e la Valle del Serchio, in particolare i comuni di Barga e Coreglia, che hanno aderito all'allargamento della riserva di biosfera del 2021, si stanno impegnando per raggiungere i principali obiettivi della riserva di biosfera. Questo percorso, ci auguriamo, venga anche favorito dalla pianificazione urbanistica unitaria dei nostri territori. Mi corre doveroso, in questa sede, sottolineare l'impegno che da 15 anni il Parco dell'Appennino mette nel progetto Parco nel Mondo, Mondo nel Parco, un'iniziativa che attraverso un programma di animazione socio-economica articolato in diverse fasi e soprattutto replicabile, con l'obiettivo principale di trasformare l'emigrazione da privazione a ricchezza, da evento penalizzante per il territorio dell'Appennino a opportunità di crescita e di promozione degli stessi, dando così un importante contributo allo sviluppo del turismo delle radici nei nostri territori. Di particolare rilievo negli ultimi anni il successo delle vie storiche, importante nuovo mezzo di conoscenza dei luoghi, per viverne la realtà a diretto contatto con i borghi, la storia, la società e per toccare con mano il forte orgoglio territoriale che li contraddistingue. Attraverso tutte queste iniziative è possibile recuperare, rafforzare valori affettivi, partecipazione e senso di identità e di comunità che costituiscono, nell'insieme, il codice genetico di un territorio incardinato sul rapporto natura-cultura, un concetto che sta alla base anche del programma della riserva di biosfera. L'assemblea del 15 febbraio ha visto tanti interventi e se vi chiedo scusa se vi rubo un secondo, ma ci teniamo a elencarli tutti, perché c'è stata veramente una partecipazione importante e diffusa di tutte le realtà. Ha aperto Andrea Tagliasacchi, che è il sindaco di Castelnuovo Garfagnana e presidente dell'Unione dei Comuni della Garfagnana, con un contributo incentrato sul rapporto città e campagna nel post-Covid e sul potenziale delle aree interne per lo sviluppo dei territori. Secondo Tagliasacchi serve investire sul capitale umano e su altre infrastrutture materiali e digitali. Questa è la vera sfida di questi anni. Stefano Baccelli, assessore regionale, che ha portato il saluto del presidente Gianni, si è incentrato principalmente sulla mobilità sostenibile, un progetto cardine anche per le strategie nazionali del programma delle aree interne. Walter Tamburini, presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, ha offerto il proprio contributo per i progetti di sviluppo e di animazione territoriale. È seguito l'intervento di Raffaella Mariani, sindaco del Comune di San Romano e vicepresidente del Parco Nazionale dell'Appennino, che ha presentato nel concreto i recenti progetti avviati, quali le Green Communities, in particolare Garfagnana Greenland, una strategia di sviluppo integrata sui temi della salvaguardia dell'ambiente per rendere il territorio della Garfagnana un'area attrattiva per la popolazione, per i giovani e per chi opera a vario titolo sui temi della sostenibilità. Le comunità energetiche, con un autoconsumo collettivo di energia prodotta da fonti rinnovabili, possono rappresentare un fattore decisivo per raggiungere una relativa autonomia e stabilità energetica per i territori, stante anche le nuove forme di produzione energetica che rappresentano una delle priorità anche delle politiche europee e in quelle nazionali.
i crediti di sostenibilità, un progetto promosso dal parco con il fine di promuovere una gestione forestale sostenibile. A conclusione dell'intervento di Raffaella Mariani è intervenuto Monsignor Paolo Giulietti, l'arcivescovo della diocesi di Lucca, che tra l'altro insomma mostra una sensibilità particolare per l'ambiente. Voi pensate che lui si è insediato a Lucca arrivando a piedi come pellegrino da Perugia e appunto si è soffermato sull'importanza del coinvolgimento delle giovani generazioni e la promozione del territorio affinché si possa combattere il grave fenomeno dello spopolamento, affermando che occorre una forte motivazione per vivere in questi territori e questa motivazione va aiutata e incentivata. Un importante contributo è arrivato dal professor Riccardo Zucchi, rettore dell'Università di Pisa. Quindi lui ci ha parlato del mondo della ricerca universitaria, fortemente presente e attento per quella che viene definita la terza missione delle università, in cui si allargano i confini di una ricerca multidisciplinare anche verso le aree interne. L'Università di Pisa recentemente ha istituito la cattedra UNESCO di sostenibilità energetica, che contribuirà alla diffusione di programmi di sviluppo sostenibile attraverso la promozione dell'uso di energie sostenibili. Un importante e originale contributo ci è stato offerto dal professor Alessandro Mannelli dell'Università di Torino, ma soprattutto anche direttore del Centro Studi su Ambiente e Società d'Appennino, che si è concentrato sul benessere animale, trattando un argomento di stretta attualità sull'impatto che la peste suina ha sull'ambiente e la società dell'Appennino e sugli importanti rischi che corrono gli allevamenti, auspicando un percorso formativo per gli operatori del settore su problematiche che dovranno trovare soluzioni condivise nei territori toscani ed emiliani. La professoressa Enrica Lemmi dell'Università di Pisa, ma anche direttrice dell'Accademia del Turismo della Fondazione Campus, ha presentato il progetto Incultum, le sfide e le opportunità del turismo culturale, con l'obiettivo di promuovere uno sviluppo sociale, culturale ed economico sostenibile, presentando un caso specifico quale quello di San Pellegrino in Alpe. La Fondazione Campus, tra l'altro, propone un corso di laurea triennale in scienze del turismo. È seguita poi la professoressa Denise Olivieri dell'Università di Pisa, Facoltà di Ingegneria, che ha presentato un lavoro originale sull'architettura vernacolare in Garfagnano, patrimonio vernacolare visto in un processo evolutivo dettato dai cambiamenti e dall'adattamento in risposta alle condizioni sociali e ambientali. Questo lavoro mette a disposizione utili strumenti per pianificare la rivitalizzazione dei nostri borghi. A questo punto uno spazio riservato alle scuole, agli istituti comprensivi e all'Istituto Superiore della Garfagnana con il dirigente scolastico Guidi, il professore Stefano Grassi accompagnato da alcuni studenti del corso di agraria, agroalimentare e agroindustria che hanno esposto con entusiasmo alcuni progetti che stanno portando avanti e avviati appunto da questo nuovo indirizzo scolastico particolarmente sentito e apprezzato dal nostro territorio. All'interno del centro della biodiversità dell'Unione dei Comuni della Garfagnana, a cui l'istituto si appoggia per le operazioni e per gli studi di campagna, è conservato veramente un interessante patrimonio agricolo classificato in maniera tecnica e scientifica, che vede la presenza di oltre 176 varietà frutticole, 34 orticole, 50, pensate, varietà di vitigni rinvenute in Garfagnana. Inoltre il centro produce annualmente circa 80.000 piantine forestali di specie autoctone della Toscana. Sono eseguiti gli interventi di Giuseppina Grandini e Lucia Giovannetti in rappresentanza degli istituti comprensivi che hanno condiviso i progetti che stanno portando avanti, che hanno sviluppato anche negli anni passati appunto con il parco
sull'educazione ambientale, che si sono dimostrati veramente apprezzati e di, particolarmente sentiti nel territorio. A questo punto abbiamo messo in piedi una tavola rotonda con il presidente Giovannelli e il direttore Vignali, a cui hanno partecipato i rappresentanti del mondo economico e sociale dell'area, in un confronto di portatori di interesse delle realtà economiche locali e soprattutto anche per un'interazione tra aziende, realtà turistiche, cooperative e associazioni. Tre principali interventi, abbiamo avuto Andrea Elmi, che è presidente della Coldiretti della provincia di Lucca, che non ha mancato di polemizzare sulle contraddizioni, sulle posizioni delle multinazionali, in particolare anche nel settore dell'allevamento, e purtroppo ha anche messo in evidenza la difficoltà di trovare giovani che si vogliono dedicare a questa attività. Poi la presidente della Comunità del Cibo e dell'Agrobiodiversità della Garfagnana, Franca Bernardi, ci ha illustrato l'importanza di lavorare e preservare la biodiversità dei prodotti che vengono offerti sul mercato locale. Danilo Musetti, vicepresidente del Consorzio Garfagnana Produce, ha evidenziato che per portare avanti il turismo nei nostri territori sono necessarie attività di tutela e salvaguardia ambientali e vanno superate anche criticità come l'eccessiva presenza di sport motorizzati sul territorio. È intervenuto poi il direttore dell'azienda Lucart, una grande cartiera, che ha fatto presente, esposto come le grandi attività industriali presenti sul territorio sono consapevoli dell'impatto ambientale dei sistemi di produzione e si stanno attivando per rinnovare e adeguare le tecniche produttive. Da scorie derivate dal processo produttivo della carta dovranno essere sfruttate per produrre energia per le reti locali. È già partito un progetto interessante per utilizzare il vapore prodotto per riscaldamento degli impianti sportivi comunali. Marina Lauri, presidente del GAL Montagna Appennino, si è incentrato sul contributo fornito dai gruppi di azioni locali al sistema montagna e delle aree interne. Stefano Lera, guida alpina escursionistica, ha evidenziato che con il post-Covid le attività all'aria aperta hanno visto una forte crescita e per questo è necessaria una maggiore attenzione alla tutela dell'ambiente e del territorio. Luca Mori, presidente del Club Alpino Italiano, sezione della Garfagnana, ha evidenziato l'importanza dell'educazione ambientale attraverso interventi nelle scuole e in sinergia con gli enti. In questa ottica, qui in Garfagnana, è stato prodotto il Bidecalogo, un opuscolo dedicato agli scolari per educare, prima per conoscere, poi per educare e prevenire le situazioni di pericolo. Marco Bertoncini, rappresentante del Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana, stazione di Lucca, ci ha un po' parlato che nell'epoca post-pandemica l'interesse per la montagna e l'escursione outdoor sono in aumento esponenziale, così come purtroppo gli interventi di soccorso, perché anche persone ben esperte si cimentano sempre più in complessi percorsi senza la giusta esperienza, e anche su questo bisognerà lavorare. E il presidente Fausto Giovannelli, nel corso della tavola rotonda, ha dato un forte contributo interfacciandosi con gli esponenti del mondo in un confronto serrato ma molto 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 costruttivo. Insomma, la Garfagnana e la Valle del Serchio, che sono unite anche nell'ambito turistico voluto dalla Regione Toscana, si stanno impegnando per un percorso di sviluppo sostenibile e sicuramente la riserva è un elemento estremamente importante per contribuire a questo nuovo modo di interpretare e valorizzare il territorio. Bene, sono andato un po' oltre, ma comunque trarre conclusione è sempre un'impresa ardua e lo è ancora di più nell'esperienza come la riserva Mamba Appennino Toscamigliano, che ha acceso con entusiasmo in questi anni un nuovo percorso in un'area estesa e con diverse caratteristiche. Abbiamo fatto l'appello e tutti hanno risposto.
siamo sicuri che questo sia un buon auspicio per il futuro. Grazie e scusate se ho sforato.